Vediamo un po' con la canzone che Sì, preferite. a me piaceva tantissimo una canzone che ha scritto il maestro Causi, fra le tante, ed era Pace Facemo. Sono delle parole belle, schiette schiette, va? Semplice, Perché... semplice. Lassari, meglio la morte, ma non chi sto dolore. Pace facemo, ogni carezza mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio zitto. Pace facemo, ogni carezza mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio zitto. Stupora mia musica, a picca 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 picca. Pace facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sento. Pace facemo, ogni careggia mia, sciatto di l'arma mia, l'amore mio sento. E l'amico Costanza, che faceva parte dell'orchestrina che accompagnava Totò Li Causi, Toni Lusi. Dico, che io... Tra gli anni 50 e gli anni 60 sicuramente hanno segnato La tanti storia passaggi musicale. della storia musicale siciliana, ma il mio pensiero è rivolto anche alle nuove generazioni per dire che l'attuale incontro che noi abbiamo non sia orientato su chi possa considerare la musica folk siciliana come un qualcosa di passato, di dimenticato, messo dietro l'angolo. Anche perché dietro queste note così belle, così romantiche, veramente c'è da attenzionare tantissimi passaggi storici della Sicilia, tanti momenti toccanti. Io infatti voglio sottolineare che le iniziative che l'amico Gian Campione porta avanti, io le posso portare avanti per quanto riguarda Totò Li Causi, che dal punto di vista anagrafico ho avuto modo di conoscerlo personalmente, per musica folk siciliana, come effettivamente un vero messaggio. Perché se noi ricordiamo il Gian Campione, che ha avuto il titolo, che ha avuto veramente il grande merito di essere considerato ambasciatore della canzone siciliana, ciò è dovuto da queste grandi esperienze che lui ha avuto nella famiglia Li Causi. Da quello È che una racconta. testimonianza che lui deve portare avanti, è come un qualcosa che gli pesa sulle spalle, che non può abbandonare, anche perché chissà quanti personaggi della nobile città di Agrigento indirizzano su Gianni Campione la grande responsabilità di questa tradizione. E chi meglio di lui può veramente sensibilizzare chi di dove è? Metti una crozza sopra un cannone, fui curioso e ci fossi spiati. Chi già mi ha risponduto è un gran dolore, morire senza tocco di campana. Tocco di campana.